Ragazzi, bentrovati su Pianeta Caccia TV. Quest'oggi andremo a parlare di una cosa un po' diversa dal solito e faremo un video quindi un po' diverso dai soliti video di caccia che avete visto. Il tempo purtroppo non aiuta ad andare a caccia in questi giorni e sono 10 giorni che qui nel Lazio piove, quindi abbiamo preferito restare a casa. Ed oggi appunto andiamo a parlare di un gameplay, qualcosa di nuovo che non avete visto fino ad ora. È il gameplay di un gioco che abbiamo trovato su internet, si chiama Trophy Hunter, e per PS3. La povertà non aiuta, quindi non andiamo su PS4 ma rimaniamo su PS3. Materiali necessari: un joystick, una console e il DVD. E niente ragazzi, avevo trovato questo gioco su internet e così ho deciso di acquistarlo a poco prezzo, si parla di 10 euro circa. Non vedrete un gameplay di quelli futuristici con me dentro il gioco, ma un gameplay diciamo facile, è un gameplay fatto all'ultimo, visto che dovevamo andare a caccia e non siamo andati. La grafica del gioco non aiuta perché non si tratta di una grafica futuristica, ma è un gioco diciamo uscito soprattutto per PlayStation Move, quindi come giocabilità non troviamo un'eccellenza con il joystick. Ma possiamo giocarci, io ho visto che si può giocare, si hanno alcuni problemi durante magari le cacciate, le battute di caccia grossa, caccia al cinghiale, caccia al cervo, perché è tarato diciamo per dispositivi mobili e non per una cosa statica quale il joystick. Bando alle ciance, iniziamo e a voi il gameplay! Allora, bene, andiamo sul menu principale, parliamo del menu velocemente, molto velocemente. Trovate il profilo nostro che potete creare, insomma, il personaggio. Poligono di tiro, la calibrazione, questa è più per PlayStation Move che per joystick. Opzioni, partita rapida, modalità carriera. Io sto giocando spesso, gioco la modalità carriera, oggi faremo una partita rapida, vi faccio vedere come funziona. Si apre questo menu della partita rapida e vi fa selezionare l'ambiente di caccia, quindi stagione, terreno, meteo e ora. Bene, noi facciamo una cosa facile, diciamo abbastanza facile. Mettiamo pianura e rimaniamo in tema, insomma, sembra di stare nelle praterie dell'est dell'Europa, nell'Europa dell'est. Meteo mettiamo soleggiato, non ce la facciamo troppo complicata da soli, non ce la complichiamo. Mettiamo autunno e mettiamo mattina, sì, mattina, mattina. Sera potete mettere anche la sera, ma giochiamo, vi ripeto, al meglio delle possibilità. Vento mettiamo moderato, andiamo avanti. Oh, questo è il menu che mi piace. Seleziona il piano di caccia, scusate. Tipo di selvaggina, andiamo sulla piccola selvaggina, animali nocivi, ovvio. E poi potete scegliere i vari animali che sono presenti nella riserva di caccia. Vi sentite insomma un po' i padroni della riserva. Potete mettere fagiani, conigli, lepri e pernici. Io metto fagiano, metto tutti gli animali, così vi vedete tutti quanti. E mettiamo 4 pernici, tutto al massimo, 4 lepri, 4 conigli e 4 fagiani. Quindi oggi sul nostro calendario venatorio potremo cacciare 4 fagiani, 4 conigli, 4 lepri e 4 pernici. Modalità realistica, ancora non ho ben capito cosa sia. Mettiamo il tempo, 30 minuti possono andare bene. Poi ovviamente taglieremo il video prima. Così vi faccio vedere giusto qualche animale abbattuto così e poi andiamo a fare una battuta di caccia grossa. Cane da caccia, ovvio. Io ho sbloccato due fucili, il semiautomatico e la doppietta. Metto il semiautomatico. Ancora manca il sovrapposto e poi un altro fucile che ancora non ho visto. Mimetiche ne ho una sola, quindi andiamo a caccia.
I caricamenti sono molteplici, ne trovate tanti. Eccoci qui. Un altro bell'intro. La grafica la potete notare da sola, da soli, non è delle migliori, come vi ho sempre detto, come vi ho detto all'inizio del video. Qua vi dice cosa state facendo. Ok. Questi cursori, ecco, indicano che c'è stato qualche animale. Intanto si sente il fagiano, quindi penso sicuramente sia fagiano. Ah, e non mi ricordo perché c'era anche le beccacce, ma non le ho trovate. Ok, vediamo qua. Che ha trovato? Fagiano. Ok. È pieno, ragazzi. Guarda, il cane inferma. Il cane inferma sul fagiano. Eccolo qui. È partito il primo animale, vedete? Ah, padella. Ciao cane, scusa. Padrone padellaro. Purtroppo devo ancora prenderci la mano con tutto quanto. Non è troppo facile. Vediamo se il cane... Perché poi ho notato che il cane o rimane indietro o a volte va in ferma. Io vado verso... Ecco. Questa è una cosa un po' che dà fastidio, è bruttina come cosa. È una cosa che il gioco poteva evitare, insomma. Però per il resto l'automatico ha tre botte, ha tre colpi, viene caricato come un automatico vero. E questi sono... sono le praterie, e lì addirittura trovate delle altane per la caccia grossa, che poi vi farò vedere l'utilizzo, insomma, l'effetto di utilizzo. Intanto il cane... No, c'è qualche animale per terra? Preso! Non sparate mai verso i cespugli quando non sapete che cos'è. Questo ovviamente è un gioco. È una volpe, dovrebbe essere. Eccola qui, una volpe. Ovviamente la volpe la mette nel taschino perché c'entra. Intanto carichiamo l'arma. Mancava una botta. Ah no, mancava, l'ha ricaricato totalmente proprio. Andiamo alla ricerca di altri animali. Ovviamente la prateria rimane un ambiente facile, molto facile. Ma il cane mio dove sta? Quello che animale è? Quella è una volpe. Quella è una volpe. Però c'è una pernice. C'è una pernice lì, eccola lì. Quella però è una volpe, io... È feo! Cioè... No, no, era un coniglio, era un coniglio! Era un coniglio! Non trovo il cane! La volpe... niente, l'ho ferita! Ecco il cane! Se magari riportasse, ecco qui! Godiamoci il riporto del cane, va! Riporterà il cane? Sì, sì, riporta, eccolo qui! Ecco il cane che riporta. Bene, 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 bravo. Andiamo a trovare altre tracce, penso sia una volpe. No, ancora coniglio. Eccolo. Ah, era una volpe. Intanto si è mosso il mondo intorno. Ho notato che ci sono stati movimenti troppo bruschi. Eccolo qui, questa, vabbè, è una volpe. No, sì, era una volpe. Quello è qualche altro animale, sa che è un coniglio. Altro coniglio. Intanto potete anche non raccoglierli perché il cane fa tutto il lavoro. Infatti penso sia già con qualche animale in bocca. No, ancora no. No, qui si esce dalla riserva. Andiamo dentro. Andiamo a cercare qualche altro animale. Come vi ripeto, in pianura è molto facile, però non credete che sia così facile anche all'interno della palude o della foresta. Come vi dicevo, ho notato che lì ci sono parecchie difficoltà in foresta e in palude. Adesso andiamo alla ricerca di qualcosa. Io non ho capito come si fa a passare di là della recinzione. C'è il modo, sicuramente ci sarà un pezzo aperto. Questa cosa però è molto carina, recinzioni eccetera. Fa sì che si avvicini molto alla realtà. Ah, oh, ho visto qualche animale correre.
Che roba è? Ah, un coniglio, però sparargli così a fermo. Intanto il cane mi porta un altro coniglio. Facciamolo camminare perché così veramente. Ecco il cane! Preso. Bravo cane. Qua intanto è andato via qualche altro animale, eccolo lì giù. Ah, sono tutti conigli, ragazzi. Tutti conigli. Lepre. Abbiamo trovato anche un lepre. Ragazzi, dirigiamoci a vedere qualche volatile, altrimenti state vedendo soltanto conigli. Forse ho sbagliato a mettere tutti questi conigli. È pieno. Tanto il cane non fa altro che portare conigli. Andiamo a cercare quel fagiano che stava lì. Eccolo lì giù. Deve rimanere laggiù. Ah, ecco che cambia tra realistica e modalità come ho messo io. Modalità realistica non vi dà dove stanno gli animali. È molto più carina di questa. Qua invece vedete. Ah no, una lepre, un coniglio, qualcosa del genere. Ah, ho superato il limite di carniere. Pensavo fosse il fagiano da quelle parti, invece no. Andiamo più verso il bosco a cercare pernici e fagiani. Le pernici ho notato che sono un po' scaltre, un po' furbe rispetto agli altri animali. Questo non so cosa sia, non vedo nulla. Non so cosa sia. Pernice. Pernice. Se n'è andata una botta. Se magari ricaricassi ogni volta qualcosa uscirebbe anche. Andiamo a vedere queste tracce intanto di cosa sono. Pernice. Siamo all'interno della brigata di pernici? Fagiano. Qui ci sono, c'è qualche animale. Eccolo qui. Notate che il cursore purtroppo non è il massimo. Quando mirate va molto per le lunghe. Va molto per le lunghe. Conviene sparare senza mirare, veramente, almeno nel bosco. Diventa difficile. Quello non è. Dirigiamoci verso il punto interrogativo. Il consiglio che posso darvi, se volete sparare agli animali che volano, non mettete i conigli, perché ecco che succede. Che trovate tutti i conigli e ecco che gli animali poi che volano sono veramente pochi, ridotti al minimo. Intanto qui trovo altre tracce. Niente, ragazzi, sono tutti conigli. Incredibile che ho fatto. Che danno a mettere i conigli. Che danno. Bene, ragazzi, io non perderei altro tempo, visto che stiamo trovando soltanto conigli. Dirigiamoci ad un altro tipo di caccia. Caccia alla grande selvaggina. Andiamo sempre su partita rapida. Andiamo in pianura. Assolutamente, perché la foresta è terribile con la selvaggina grande. Quella grossa selvaggina. Lasciamo tutto invariato, tranne che mettiamo autunno. Eccoci qua. Avanti. E poi andiamo su grande selvaggina. E mettiamo animali. Capriolo, mettiamo due caprioli e tanti cinghiali, quattro cinghiali. Modalità realistica? No, non l'ho mai fatta la caccia grossa, quindi possiamo scegliere se è carabina a tiro rapido o carabina semiautomatica. Optiamo per la classica semiautomatica e andiamo a caccia. Eccoci qui, ancora a caccia. Stavolta notate che non abbiamo più un cane solo, ma abbiamo un'intera muta di cani. Guardatevi. Se li trovo, eccoli qui i nostri ausiliari di oggi. 5 bei cagnoni che sembrano tutti beagle. Sono tutti beagle? No, forse sembrano. Scrivetelo nei commenti qui sotto, perché per me sono beagle. Non perdiamo altro tempo, andiamo a caccia. Prima cosa che dovrete fare è cercare le tracce di animali. E di solito ho notato che si trovano sotto le altane.
Eccole qui, infatti. Intanto due volpi. Ah, come vanno via felici. I cani avvelenati. Carichiamo, va. Il mirino però non è ottimale, forse perché devo sbloccare ancora la... Ecco che partono i cani. Fantastico, sentite la canizza. Andiamoci a mettere qui sopra sull'altana. Prendi la mira, ma non vedo nulla. No, vedo solo volpi. Eccolo. Vedete che purtroppo col cursore non è il massimo. Guardate questo cinghiale quanto tira via. Niente, è andato. Ah, ma ne stanno passando altri però, eh. No, la femmina, ma come riconosco la femmina? Qua dice che praticamente ha ucciso un animale protetto, perché la femmina non si può sparare. E trova il posto migliore se possibile, niente. E riproviamoci, ragazzi. Risaliamo su. Potete scegliere anche di stare giù, eh. Ecco i cani laggiù, guardate quanto vanno via. Eccolo qui che arriva diretto al punto. Mamma mia, che macchina da guerra. Ah! Ciao ciao. Preso, 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 preso. Vai a recuperare la tua selvaggina. Io sparerei pure a questa, ma c'ho paura che la femmina. Comunque, ragazzi, ho fatto un tiro clamoroso. Guardate dove l'ho preso. Guardate dove è arrivato. Andiamo a recuperare questo bel maschione, un bel verro, eccolo qui. Eccolo qua. Che bel verro. Ecco che lo raccoglie e lo mette nel taschino, ragazzi. Incredibile, c'entra, eh? C'entra. La classica cacciatora da cinghiale, l'avete mai sentita? Ecco i miei segugi che tornano. Bravi, grandi. Bravi cani. Purtroppo non avete un cacciatore degno di voi. Andiamo sul posto per trovare altre tracce. Cerchiamo di trovare il folletto del bosco. Ancora no. Ancora cinghiali. Questa altana è carina però. Da dove arrivo? Da lì, da lì, da lì. Questo è un tiro abbastanza... Eccolo qui. Porca miseria quanto corre, ragazzi. Questo era abbastanza avvelenato, eh. Cerchiamo di colpire il secondo. No. Perché non lo fa colpire? Bisognerà fare un po' di allenamento, come vi dicevo la caccia grossa è abbastanza difficile da colpire. Carichiamo. Cerchiamoci un altro appostamento di caccia, visto che quello non mi piace troppo. Andiamo qui. Ed eccoci sulle linee di tiro. Non trovo nessun cinghiale.
arrivano veramente velenosi questi cinghiali. Eccolo lì giù, eccolo lì giù. Io la prima botta gliela darei lì. Preso, 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 preso. Preso. Sparo anche quello. Quella è una femmina, sono sicuro, ragazzi. No, lo sapevo. Ho capito l'anticipo e adesso devono morire tutti, perché veramente capendo l'anticipo è un gioco da ragazzi. Basta fargliela un po' davanti, come nella realtà dei fatti, insomma. Ecco un altro cinghiale incarnerato, mentre la femmina non me la fa prendere, ovviamente. Niente, ragazzi, io cerco di farvi vedere il prima possibile il capriolo, se lo trovo. Se trovo un capriolo, ci ho le tracce. Tanto i cani si sono avvelenati, per quale motivo? Ah, perché ci stanno le tracce, ok. Ho capito, ho capito. La volpe, la volpe. Queste le secco, ragazzi, queste le secco. Presa. Manco per niente, ragazzi, manco per niente. Tre botte vanno via le volpi, felici e spensierate. Corrono nei prati. Eccoci qua. Sempre cinghiali. Però mi sono chiuso qui. Questo è un tiro abbastanza complicatino, voglio fare però. La terza linea di tiro, ok, qui. Qua corrono abbastanza tanto. Eccolo lì. Preso. Quindi quella dietro è sempre la femmina, ragazzi, da quanto ho capito. Vabbè, però un tiro così mai capitato in vita mia, dovevo farlo, scusate, veniva dritta per dritta. Spero che chi veda questo video non si arrabbi troppo. È un gioco, ma è bello, è bello, è bello. Era un tiro così davanti. Proviamo un po' a fare un tiro da sotto l'altana, che non ci siamo riusciti fino adesso. Questo è difficile, eh? Questo è molto difficile. Avete una frazione di secondo per tirare al cinghiale da... Eccolo lì, eccolo lì. L'ho visto qui sotto. Brutto, ragazzi, brutto, brutto, brutto. Eccolo. Oh. Preso. Preso. Che tiro. Che tiro. Fenomenale. Spero vi sia piaciuto il gameplay, è un gioco abbastanza carino per noi cacciatori. Come avete visto e vi dicevo fin dall'inizio, la grafica non è stata delle migliori, non è delle migliori, ma è un gioco molto carino. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto il gameplay e se volete il seguito del gameplay. Vi farò vedere la carriera e possiamo fare insieme il tiro a volo e il tiro al bersaglio. Ci sta, tiro alla salma, tiro al bersaglio e tiro a volo. Quindi scegliete voi quali altre cose volete vedere di questo gioco, scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e lasciate un bel like. Da Viene da Caccia TV è tutto, a voi ragazzi!